Il Sassuolo oggi, primo tempo, io ho chiamato pure per sapere se erano venuti, nessuno mi ha saputo di A chi hai indossavano. Poi chiamato? il secondo tempo, Carnevali, Carnevali indossa la squadra tua. Complimenti al Milan perché se l'è meritato, adesso scherzi a parte, ci siamo sfottuti, ci siamo presi in giro, però sono stati bravi, non pensavo che reggessero la pressione queste ultime partite, speravo in un passo falso ovviamente, però complimenti al Milan e grazie a Inter perché tutto sommato comunque è stata una buona stagione, quindi ci vediamo alla prossima. Me li prendo gli sfottò. Manuela, Manuela! Ma tu non ti fa... tu non hai tifato Fiorentina a un certo punto del campionato? Manuela, Ricordo Manuela, che bene? succede? Manuela, allora, Perché non come va? rispondi? Rispondimi un attimo. Tu hai Come va, tifato Manuela? Fiorentina a un certo punto? Quando il Milan cominciava a non vincere? Questa è la maglia della Fiorentina, guarda. Tu a un certo punto hai tifato Fiorentina, Ras. C'ho tutti gli screen, se vuoi li caccio. Come stai, Manuela? Come stai? Come la stai Potrei vivendo stare questa cosa? meglio. L'ho Sì, eh? vissuta peggio qualche giorno fa, che avevo realizzato che saresti stato campione d'Italia. Adesso ho metabolizzato un po'. Tu? Vedo Sì. che stai festeggiando, sei in Duomo. Sì, no, ora vado, volevo andare insieme a te. Passami a prendere. Scusate un attimo, scusate. Tocca stasera. Lo so. La luce. Sì! Qua siamo in Duomo, Manuela! Qua siamo in Duomo! Dove sei, Manuela? Io Dove ancora ci sto. sei? A casa, vuoi venire? Ah, come si sta bene senza di te quest'anno, Manuela? Come si sta Ma no. bene? Lo so. Ce l'abbiamo fatta, Pancio! Ce l'abbiamo fatta! Come gira a giostra, direbbe qualcuno. Come gira a giostra. Pancio! Pancio, ascoltami un secondo, Ci sono. Pancio. Pancio, Brahim Diaz, campione d'Italia, Calhanoglu, dov'è? Dov'è? Non vedi, dov'è? Me Calhanoglu, ubriaco, due dai. trofei. Ma due Poi ti trofei. I trofei non valgono neanche un pelo dello scudetto, quei trofei. Ah, complimento Luca, tu puoi però te... invece. Luca, puoi testimoniare che mi Andata! sono Dillo dissociato da tu, tutti gli dillo anche insulti a tu. Calhanoglu? A casa, a sì, casa. Manfredi non esultava contro Calhanoglu, una vergogna. Sì, confermo, Possiamo confermo. dire che Bravo, Manfred era in Duomo con la maglia di Calhanoglu. Grazie Leo, Con grazie quello. Alfred e grazie Sanzo. Allora, No, no, ragazzi. no, l'ha messa adesso. Luca, hai bevuto? È tutto a posto? No, purtroppo no, non Sobri. si trova un cazzo, No, non c'è neanche acqua in vabbè, adesso, Duomo. ok. Ci abbiamo la maglia di Giroud, grande protagonista. Allora, io direi di fare un backflip, Manfred, perché... un secondo, scusate. No, vabbè, ma chi è l'ombrico? Non lo so. Manuela? Ci sono delle persone così in pre-live. Non so chi Che siano. giorno Io però sta a Dubai? scommetterei la mia casa che ancora non ho, che c'è Dio bello. No, sì, Dio bello c'è, è ovvio, basta che lo chiami e qua, eh. Però bisogna per forza farli intervenire. Andrea, ottime le pagelle del dottor Mazzocchi, sono quasi d'accordo a metà con lui. Allora, Rispetto Manfred, agli uomini. come disse Gigi Garcia. Sì, no, buone, quasi Ma io condivido sto quasi con tutti i tutto. milanisti stasera, fatemi Ok. capire Dovrei... a cosa mi devo preparare. No, adesso arriva anche il buon Fabione. Enzo, Ah, ragazzi, che in tanti vabbè. l'avete detto, penso abbia la febbre, ma l'avevo visto anche ieri, l'ho sentito per messaggio, credo sia vera. Capisco che conoscendo il personaggio sia opinabile in chat come cosa, ma vi assicuro che secondo me è vera, o no, Manfred? A me mi ha scritto però dopo il vantaggio del Milan che aveva la febbre. Non lo so, No, non lo so. a me l'aveva già detto ieri. Poi ti dico, conoscendo il personaggio... Se uno vuol fare il complottista, dice: sei messo avanti? Non lo so, raga, voglio farvi anche quello spunto lì. Però
Però sta di fatto, vabbè, che... anche con un po' di febbre, un po' di febbre, sì, un collegamento di due minuti ti puoi affacciare. 39 e mezzo, mi ha detto a me, vi dico la verità. Ha fatto una storia dove si vedeva che stava male, non ci faceva neanche a parlare, adesso non per difenderlo, però. Certo. T'ha lasciato da sola così, però. Dai. Ma scritto. No, 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 arriva il maestro, arriva il maestro. Novembre. 2-1, zitta, a casa. Si è agitato. Zitta, a casa, 2-1, a casa. Caressa attaccato da Giulini pesantemente faccia a faccia su Sky. Mandatecelo nel box. Non è dai, fake. Ragazzi, punto esclamativo Telegram. Entrate sul nostro canale. Ora, Telegram. Non lo so. Allora io ti dico. E ce lo mandate. Non so che al cosa bot. È successo perché io. Non so che cosa è successo perché io ce l'avevo qua davanti. Giulini è entrato in trasmissione. Tra l'altro, ha detto una cosa bellissima all'inizio perché ha detto. Non voglio parlare del Cagliari, voglio dire fare i complimenti alla Salernitana per questa salvezza. Quindi ha detto una cosa molto bella e poi si è assunto la responsabilità delle scelte degli ultimi anni del Cagliari che hanno portato a questa retrocessione. Poi che cosa sia successo, francamente me lo sono perso, perché adesso loro stanno aspettando l'arrivo del pullman a Milano, lo stanno seguendo. Sul bot non c'è ancora niente, ragazzi. Punto esclamativo Telegram, lo mandate a chiocciola OCV Sport Bot, lo trovate su... Avete tempo, tanto ci penso. Dicono che, dopo, dicono che comunque sia vero, ci sono talmente tanti grazie chat, sono talmente tanti io spam. Io provo a mandare indietro qua e vedo se lo posso vedere. Adesso la pago la betta, raga. Andrea, chiama Caressa in diretta. Raga, c'è un post. Penso che sarà immenso, messo, sarà un po' impicciato. C'è un post immenso di Cavasini. Allora, mi stacco un attimo, eh. Vai, vai, okay. Tranquillo. Allora, faccio la bet, sì, ma vai, ho fatto la bet per... elimina la faccia ai 100. Dai, ma ragazzi, posso approfittare di questo momento per dire una cosa? Certo. Vai. Io volevo fare un discorso serissimo. Volevo fare i complimenti a Manu perché lo dico, cioè è la tifosa interista più obiettiva sportiva che io conosca. Grazie Giulia. No, almeno qualcuno. No, è perché va detto obiettiva sportiva. No, non ci preoccupa tanto, non per togliere nulla. No, lo dico, cioè lo penso proprio, cioè davvero. Grazie. Io sull'obiettiva e sportiva non lo so, però ci mette sempre la faccia Manuel, è proprio io due ovaie così, diciamo. Io Rastro preferisco Cavasini, raga, non so se avete visto. Cavasini che ha detto? Andiamo a vedere. Ha chiamato lo scansuolo Cavasini. Per fortuna sì, no, la mentalità. No, non mi fate sentire. Per fortuna la mentalità in Serie A è cambiata. Grandissima vittoria, anni. Che bello vincere così. Vado a segarmi. Grazie Blackjack. Allora, Samp, Venezia, Udinese, Empoli, Bologna, tutte se la giocano anche senza obiettivi di classifica. Ecco perché stona ancora di più la partita del Sassuolo. Imbarazzante. Sarà soddisfatto chi piange da mesi. Cioè, ma sempre questo non dare mai meriti al Milan. Lui... Io comunque proprio non lo capisco. Il Sassuolo ha preso 500.000 gol quest'anno, c'ha una difesa imbarazzante, però stasera si è scansato. Cioè, non è che si è scansato, gioca male in difesa. Il Milan stasera ha giocato con un agonismo, una cattiveria incredibili. Punto. Però questo non si può dire, perché oggi l'interista medio deve dire che il Sassuolo si è scansato. Secondo me non è onesto questo comportamento, sinceramente. Ma Cavasini non è mai obiettivo nella ma non è vero. Ragazzi, è uno dei tifosi interisti più faziosi che ci sia sul web. Ma non è vero. Ma è verissimo, dai. Sta piangendo da un anno e non è mai oggettivo. Mai. Però guarda, io ho già fatto questa lotta qua. Io quello che ti invito, Raspi, tu che tu sei un grandissimo trollatore, andare tutti adesso sul profilo di Ale Cavasini di Twitter. No, gli mette... privato. Ah, noi ci siamo già. Gli metti un bel cuore e gli dici sempre il più onesto da milanista. Maledetto, no, cancella tu. Grazie Ale. Perché questo non è scontato. Adesso voglio tutti i milanisti sul profilo di Ale Cavasini a fargli complimenti per la sportività. Dicendo l'esatto. Zitta, a casa. Si è agitato. Allora, Marco, ti avevo messo il muto che si sentiva. Hai trovato. No, sono andato a vedere che cosa è successo tra Giulini e Caressa. Sì, dicelo. Se vi interessa. Praticamente, dopo un inizio di intervista da parte dell'inviato a Venezia, è intervenuto Fabio e Giulini ha risposto: no, a te con te non parlo, che ci hai fatto un'infamata la scorsa settimana.
Allora, Fabio, si è risentito, non ho capito che cosa avrei fatto. Hai riportato la notizia che ci sarebbe un passaggio di società da me a qualche altra, invece tu dovevi verificarla perché questa cosa non era vera. Da quella cosa è nato uno scambio di opinioni. Ovviamente Fabio si è risentito soprattutto ovviamente per il termine infamata. Ma scusami Marco, a cosa si riferiva? E Giulini si riferiva a una notizia che Caressa avrebbe dato a inizio settimana o domenica scorsa, sulla che Giulini stesse per vendere le sue quote. E Giulini ha detto: dare notizie del genere in una settimana così può destabilizzare l'ambiente, come che non viene confermato Capo Zucca piuttosto che Agostini. Ah, Pancio, forse ci hanno mandato il poi video. Poi Fabio gli ha detto, sì, vabbè, e lui gli ha detto, certo. Sì, vabbè, a me non me lo dici, e se n'è andato. Però nasce tutto da questa cosa che a Giulini era rimasta impressa rispetto alla notizia che aveva dato Fabio. Allora, ci hanno mandato un estratto nel bot, andiamo a vedere un attimo. Perché se lei mette insieme due cose del genere, io vi ho sempre detto... Un po' basso, abbiamo sempre difeso il Cagliari, abbiamo sempre parlato del Cagliari. No, è prima. Ci hanno mandato questo qua, adesso vedo se c'è qui là. Se ne va, qui Giulini se ne va. E se ne va la capolista, se ne va. È andata. Punto esclamativo Telegram, raga, per mandarcelo, per favore. Vediamo se su Twitter questo qua è dall'inizio o se è sempre quello lì. Se lei mette insieme... No. Ah, il buon Ornasela. Sempre detto, tra l'altro, qua... Abbiamo sempre difeso il Cagliari, abbiamo sempre parlato del Cagliari. La cosa grossa è successa prima, quando proprio lui dice: io con te non parlo perché la scorsa settimana mi hai fatto un'infamata. Vabbè, brutto. Beh, vediamo un attimo la chiusa qua di questa qua per capire un attimo. Almeno faccio... chiedere se tre cambi di allenatore sono stati utili oppure se no, sono una delle cause qui se ne va. Se mi vuole rispondere, ripeto, se non mi vuole rispondere, la chiudiamo qui. Presidente, buonanotte. Ti ripeto, con la massima serenità, come ho detto prima, penso che sia questa notizia che quelle su Capozucca e Agostini che non arrivano da Sky. Sono state tre cose che in questa settimana, in una settimana vabbè, così. Sarà colpa sì, nostra. Certo, non me lo dici, Caressa, va bene, ciao. Allora. Arrivederci, sarà colpa di nostra se siete retrocessi. Io credo che i presidenti debbano cominciare a prendersi le loro responsabilità dopo una stagione del genere, invece di pensare agli altri, visto che pesante ha ragione. Questo. Aspetta, sentiamo un attimo. No, perché poi Fabio, se si esprime così, vuol dire che l'ha tittato. Visto no? Che personalmente mi ha detto delle cose il presidente, le dico anch'io. Mi dispiace che se ne sia andata, ma gliel'ho detto anche lì. Probabilmente tre cambi di allenatore e quella programmazione che hanno fatto in questi anni ha portato a questi risultati. Evidentemente è così. Ma vabbè, perché se lei minchia, comunque, raga. Vabbè, allora, io questa cosa l'avrei evitata alla fine, però. Va detto che Giulini aveva specificato, cosa detto prima. Ha detto: noi con la cessione di Barella e i soldi presi con Barella abbiamo cercato di alzare l'asticella, abbiamo aumentato il monte ingaggi 2 anni fa per il centenario, volevamo fare il salto di qualità e abbiamo sbagliato, abbiamo preso giocatori pagandoli troppo, spendendoli troppo, che non hanno quindi lui la sua assunzione di responsabilità in questo senso l'aveva già presa, quindi. Poi Fabio ovviamente si arrabbia perché lui gli dice: ma hai fatto un'infamata, però Giulini le responsabilità da responsabile da presidente se le prese, anche perché ce l'ha piena. Allora, cioè, abbiamo la risoluzione firmata Giulini. Ci abbiamo l'audio, cioè, c'è anche il video, ma è imbarazzante. Speriamo che l'audio sia bene. Qui c'è un'amarezza tremenda questa sera, ma anche questa. Sentite, ragazzi, voi? Poco, molto basso. Molto basso. Purtroppo è in live, quindi l'hanno registrata. Sì, sentiamo se c'è. Ben discrezioni. Penso che fanno male le indiscrezioni perché al di là di essere false arrivano all'inizio della settimana più importante dell'anno, quindi c'è sicuramente gente sul... Chat è troppo basso o sentite? Perché se non sentite no, io sento. Cioè, ovviamente... Ok, stiamo un attimo... Cioè, Giulini contesta a Fabio di aver dato una notizia non verificandola e dicendo che non era una notizia. Quindi dice, se tu dai una notizia, ovvero che io sto vendendo la mia società, e non è vero, e lo fai nella settimana in cui io mi gioco la retrocessione, mi fai ma parole cosa ha risposto Caressa? Andiamo a sentire, mettiamoci un attimo il muto, raga, così sentiamo. Sulla vendita del club, penso addirittura qui in studio da voi, ma anche altri due media, uno che a inizio settimana ha detto che Capozucca era già al Genoa e che andava via in qualsiasi caso, un altro che dava ad Agostini l'1% di possibilità
di rimanere allenatore del Cagliari. Sembrava questa settimana che secondo i media ci fosse lo smobilizzo generale, andavamo via tutti. Penso che un po' di gente non ci ha tanto voluto bene in questa settimana, che invece era molto importante da tutti i punti di vista preparare bene, ma penso che i ragazzi su questo non si siano fatti influenzare, la loro partita hanno provato a farla, anche stasera è stata una partita maledetta come è stata questa stagione, la palla non è mai voluta entrare e purtroppo ripartiremo da un'altra categoria a testa alta. Fabio. Ma non è mancato anche un po', lei conosce benissimo la Sardegna, anch'io la conosco benissimo, non è mancato un po' di spirito sardo, cioè un po' di, non so, di testardaggine, di anche un pizzico di cattiveria? Perché insomma, avete perso un'occasione clamorosa obiettivamente stasera per quello che stava succedendo a Salerno, che non era preventivabile. Guarda Cresta, a te non rispondo perché tu sei stato il primo a farci un'infamata settimana scorsa, mi non ho niente da dirti. Prego, cosa? Lo sai benissimo, non chiedo. No, non lo so, Erid me lo dica, se, visto che dice così me lo dica. Settimana scorsa hai detto senza verificare, senza chiedere a niente a nessuno, settimana scorsa hai dichiarato che il Cagliari stava passando di proprietà e che il sottoscritto stava cedendo la proprietà. E quando l'hai detta questa cosa? Avresti potuto verificare. Ho riportato una notizia che mi è arrivata in quel momento, sì. Ho riportato una notizia ieri che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano controllato. Non è un'infamata. Se un giornalista ha un'informazione da alcune sue fonti, la dice. Minchia, questo è detto che all'inizio ma se lei ritiene così, che l'informazione sia un'infomata, no presidente, però io glielo dico così come è stato chiaro, io glielo dico anch'io. Se lei pensa che riportare una notizia per un giornalista è un'infamata alla società, mi spiego tante cose che non sono andate quest'anno, perché evidentemente ha una visione del calcio, del pallone e del mondo che forse non è tanto attuale, mi permetto di dire presidente, perché se lei mette insieme due cose del genere, io l'ho sempre detto, tra l'altro qua abbiamo sempre difeso il calcio. Vabbè, questa è la cosa di prima. Io sto con Caressa. Ma è pesante, pesante. Ma non è neanche da dire, ragazzi. Allora, che boomer c'è... è questo qua? Oh, gli dice l'infama. Allora, no, però allora... c'è. Allora, io avendo vestito i panni di Fabio per decenni, devo dire che a volte noi vengono date per notizie delle voci. Il problema è questo. Probabilmente questa è una notizia, ma se chi gliela ha riportata gli ha riportato una voce, cioè Giulini non sta vendendo le sue quote, Giulini ha anche i suoi buoni motivi per essere arrabbiato in una settimana del genere. Questo è un po' il concetto. Mi metto nei panni di uno che è appena retrocesso, quindi cioè, sto anch'io dalla parte di Fabio. Avendo vestito quei panni, vestendo quei panni, mi rendo anche conto che c'è uno che è retrocesso, che ha sbagliato. Sì, però tutto, Marco, non fai. Gli sta crollando, scusami, il mondo addosso. Però non è il capo degli ultras del Cagliari. Però non è il capo degli ultras del Cagliari, Giulini, cioè il presidente di una squadra. Vai lì e ti esprimi dicendo: mai fatto un'infamata. No, ma non sei al bar del paese. Cioè, tra l'altro, uno... la prima, un'infamata non... è una cosa quasi da querela, voglio dire. Ma no, è da querela. Sarebbe anche da querela, però. Io dico anche, attenzione, questo è appena retrocesso, era caldo, insomma, ma non Mazzone diceva, Mazzone diceva sempre, dopo le partite al posto mio ci dovrebbe andare un gemello. Però mio. Marco, tu hai visto il presidente del Genoa dopo la retrocessione? Che è andato no. Ha fatto un'intervista secondo me molto bella e toccante, prendendosi ma le secondo sue me, io di una cattiva, se il presidente del Genoa non era scontentissimo di essere retrocesso, ma questa è un'altra storia. Per gli anni dici che prendi poi l'indennizzo? Secondo me il Genoa non si sta, secondo me i nuovi proprietari del Genoa non si stanno disperando per la retrocessione. Occhio, per la retrocessione. Ragazzi, l'abbiamo capito. Ok, dopo ne parliamo. Torniamo sul dato incredibile. Mi sembra una no, okay. Visto che qui si arrabbiano tutti i presidenti. Poi sulle pagelle di Marco sull'Inter, che io la penso come lui sul voto a Inzaghi 7.5, poi succederà un casino secondo me. Grazie però... Leo Pastore. Allora torniamo perché ho dato 7.5 all'Inter. No, per me sono d'accordo con te, figure. Pensavo di essere matto io, però secondo me io la condivido. Ah. Allora, aspetta. Alla stagione, a sto punto le condividiamo, stagione. Su Instagram, Marco? Sì, su Instagram. No, ma io lo posso ti dico, ho dato 9 al Milan e ho dato 7.5 all'Inter, perché comunque l'Inter fino all'ultima giornata si è giocato lo scudetto, ha vinto due coppe,
Inzaghi si è misurato per la prima volta a questo livello. Diciamo che l'Inter ha avuto i match point per vincere il campionato e il Milan ha approfittato di quei match point che l'Inter non ha sfruttato. Ha vinto la squadra più brava in questo caso, non ha vinto la squadra più forte. No, certo. Perché è meno forte. Era Milan la quarta forza, ma ha vinto Milan la squadra più brava. Era la quarta, ragazzi. Quindi, l'Atalanta ce la siamo scordati. Ma tutti però l'Inter comunque si porta a casa la Supercoppa e la Coppa Italia battendo, diciamo, i rivali storici. Credo... con Inzaghi che per il primo anno si siede su una panchina così. E poi ribadisco, Pioli aveva fatto un lavoro l'anno precedente che in pochi hanno considerato. La semina di Pioli e della società da un paio d'anni a questa parte, io pensavo che i frutti li avrebbe raccolti tra un anno. Sono arrivati prima, meglio per loro. Allora, questo credo che sarà un tema di tutta l'estate e per gli interisti capire, questo intanto il 7,5 c'è anche taggato. Che fermo immagine hai preso, povero Marco? Eh no, l'ho messo stop, era un video. Che sembra... sarà un tema, perché gli interisti si dividono. Volevo sentire anche Gianluigi. Emanuela, mi sembra che è abbastanza d'accordo con te. Secondo me il mio intervento... Scusate. No, prego, Gian. No, vai. Per me l'Inter merita anche di più di 7,5 per quello che ha fatto. Cioè, secondo me Inzaghi merita 9 per quello che ha fatto, parere no. mio. 9. Cioè, secondo me, cioè, io non ho mai visto in vita mia una squadra che vinca lo scudetto e in cui vengano venduti i suoi due migliori giocatori e si lotti lo scudetto fino all'ultima giornata. Per cui, onestamente, secondo me Inzaghi non poteva fare meglio di quello che ha fatto. È stato in lotta su tutti che aveva. Beh, 9 è un po' tanto, già lui 9 è tantino, allora, Inzaghi poteva fare meglio in campionato, secondo me. Secondo me merita 9, meglio, dai. Pioli 10, Inzaghi 9, ragazzi, cioè è stato Pioli il 9. 10 alla stagione, alla stagione, ragazzi, Gianluigi. Voi dovete considerare la stagione complessiva, in una stagione c'è anche la Coppa Europea e la Coppa c'è Italia, anche la Coppa Italia. Cioè, comunque Pioli esce dalla Coppa Italia stracciato dall'Inter. Appunto, Milan esce me... esce ai Inzaghi gironi dalla Champions League, non gli puoi da 10. Il Milan dell'anno prossimo, se la proprietà decide di vendere, non lo farà, perché è una proprietà seria, decidesse di vendere Leao e Theo Hernandez, un altro, cioè nel senso, e cambiare allenatore, quello che viene cosa fa? Cioè, oggettivamente, Inzaghi, con la proprietà che ha l'Inter, secondo me ha fatto quanto di meglio non si poteva fare. No, è stato in lotta per il campionato fino a 7,5, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, è arrivato agli ottavi di Champions League contro una squadra che è in finale. Oggettivamente, secondo me, di meglio non poteva fare. Allora, secondo me invece infatti, nasconde... secondo me 7,5 è un bel voto. A 9 è esagerato. Secondo me è un 8, perché meglio poteva fare sicuramente. Cioè, adesso è esagerato magari arrabbiarsi o che parlare di fallimento, assolutamente no. Anche a me di Inzaghi non importa. Le orecchie vi fanno così. Perché considerate Marotta intoccabile, ok? E io mi vergogno per voi. Voi, inteso, voi tutti. Marotta, quando io parlo con i grandi manager, gente che sposta milioni o miliardi, e mi spiegano il vero manager. Andiamo e perché è sopravvalutato. Quando parlo con i ragazzini, allora non si può. Io ho fatto delle storie e le ho tolte, perché mi sono accorto che il mio media è YouTube, quindi io non voglio essere... A me piacciono le analisi e le sintesi sono figlie di analisi, non sono uno da Twitter. Quanto fa schifo Instagram? Quanto fa schifo? Fa cagare con e senza Elon Musk, con o senza Trump. È una vergogna che uno esprima un concetto in che cosa? Sti cazzo di aforismi del cazzo. Bisogna fare le analisi, bisogna fare... ci vuole del tempo. Ma non ho capito, dal Decamerone... Non è che Dante ha fatto un tweet. Ha fatto una storia. Però, ha fatto una storia. Mi vuole sull'allenatore. Torniamo un attimo lì, se posso, Fabio. Cioè, io e Marco Mazzocchi abbiamo dato 7,5. Gianluigi 9. Io ho dato 7,5 alla stagione. Manfred, arrivo. Tanto... Ciao a tutti. Complimenti alla squadra del Milan. Cosa? Ciao arrivo. Prima di tutto, complimenti alla squadra del Milan. E ciao a tutti. A tutte. Ciao, Fabio. Dico ciao, ragazzi. Dico che. Da 7,5 si è arrivata a 9. Io do 8. Si assume la responsabilità di fare la sua Inter. Da un'uscita a qualcuno, quando dà un'uscita, così decide, l'anno prima invece è tutto a posto, rimani qua. Ok. Dopodiché vuole gli Allegri. Pensa che Marotta, pensa che visionario.
Pensa il visionario Marotta che va a prendere uno che quest'anno è stato contestato persino dalla proprietà, dalla propria proprietà, cioè dalla famiglia, dall'Apo, eccetera. Uno che qua è inviso anche agli stessi juventini. Questo era il suo grande obiettivo, era prendere Allegri. Poi ha ripiegato, disturbando anche a cena, su Inzaghi e mettendo un milioncino in più, perché alternative non le aveva il visionario. Quello che non riesce a vendere o a fare o a sistemare. Poi cosa fa? Sceglie a un certo punto di giocarsi tutto l'anno senza andare a parare il colpo sui portieri, senza fare determinate operazioni di mercato, regalando Sensi, che è quello che è, ma era un uomo in più, proprio perché l'asfissia di quelle partite, di quel calendario. Poi gioca malissimo le carte di Bologna-Inter, perché veramente non so che avvocati abbia, non lo so, avvocato Massimo della Pena, credo, perché solo quello poteva avere. Quindi gestisce malissimo la situazione Bologna. Ci facciamo, scusate il termine, defecare in testa tutto l'anno dai media, perché i milanisti fanno i tifosi, i calciatori, massimo rispetto, che hanno strameritato, un applauso al Milan. Dopodiché i media sono stati molto pro Milan, troppo, e lui si è fatto appunto fare tutto l'anno del buon guano sulla testa pelata, okay? A cosa ti riferisci? Storia, l'anno prossimo ci facciamo cacare in testa, no, l'anno scorso Conte rispondeva su tutto, sui giorni di riposo, lui non dice beh, perché lui cosa fa? Lui, Marco lo saprà, ambisce dopo l'Inter ad andare a fare o a ricoprire un ruolo politico nel calcio, e quindi non può fare l'interista, ma se tu non introiti la tua azienda, sei sempre uno distaccato. Allora, vabbè, da un lato scusami, Fabio, è ma perché l'anno scorso lo faceva è Conte? Distaccato il presidente. E quest'anno l'avrebbe dovuto fare Marotta. Ma Marotta non è poca cosa. Marotta senza Conte è però poca Fabio, cosa. Marotta, diciamo Marotta. Va bene, allora i giocatori sono felici. Allora, la dissonanza cognitiva. Un conto sono i tifosi in festa e l'orgoglio interista, ma la dissonanza cognitiva di gente che ride e di gente che piange in campo, allora spiegatemela voi, c'è una grande delusione. Inzaghi oggi, oltre a scivolare con le scarpe nere, ha tirato fuori non le unghie, le pellicine, le cuticole, perché lui è un uomo, è così, è un eunuco, secondo me, un gelatinoso eunuco. Fabio, scusami, a settembre. Okay, però a persino questo gelatinoso eunuco oggi ha tirato fuori gli artiglietti e ha tirato una stoccata alla presidenza, dicendo... questi tifosi meritano ben altro. E quindi, scusa, Fabio, quindi secondo te... è arrivato alla conclusione di Conte dopo che per un anno ha fatto il servo di un servo, ok? Posso chiederti allora, una cosa, Fabio? Sì. L'imitatore degli imitatori, dicevano, mi ricordo chi era il poeta, ok? Del tuo discorso? Marotta ha delle grandi responsabilità, la sua Inter ha fallito, l'obiettivo principale il 22 maggio, in una data storica, ha fallito la stella. Ora chiudo. Che voto li dai tu all'Inter, però? Faremo come dopo Trapattoni, che dopo quello scudetto sono passati 16 anni, faremo come dopo Mourinho. Che voto dai, Fabio? Hai ragione, fai Manfredi. Che voto gli dai? Che voto dai tu? Li dai alla veramente dell'Inter? Perché voi non volete parlare di Marotta. I due attaccanti più forti italiani hanno dimostrato quello che devono dimostrare. Ciro Immobile è ufficialmente capocannoniere della Serie A 2021-2022. Che cazzo di trofeo è? Vabbè, no, dai, oh, minchia. Che cazzo dici? È la quarta volta che Ciro Immobile vince questa classifica, ed è il primo italiano nella storia. Applausi alla reazione. Che gli devi dire? Ciro Immobile è il primo attaccante italiano nella storia. Ecco la classifica canonieri intanto. Freddy, ma c'è una linea, sennò qui se parliamo della Lazio. Sì, no, è la storia. Dico io, Enrico, se quella merda secca di Scamacca di 45, Immobile vale un miliardo. Ha ragione il Faina. Quella merda secca di Scamacca. Io mi dissocio da questo, perché io mi associo. Perché... No, salutiamo Gianluca, tra l'altro, che ci guarda sempre. Gianluca è un amico. Ciao Gianluca. No, sarà pure un amico, ma oggi la prima palla è scivolata. Lui è fratello, sono così. Ma scivolato tutti, Fabio. È scivolato sul palo. Era scivoloso.
Comunque finivo, concludevo. 40 milioni proprio no. Concludevo. Informati che forse è il primo vale 45 non milioni, solo tra gli italiani ad averne vinte 4. Forse proprio io so che è il primo italiano, poi no, non, ma secondo me non c'è nessuno che ne ha vinte 4, Non però... so se nel passato. Vabbè, finisca. Comunque finito questo, quindi onore a Ciro Immobile, tra l'altro che dà 3 gol di scarto a Dusan Vlahovic che è fortissimo, sì, da 3 gol di scarto. Ma come te pare Manfred, però da 3 gol di scarto, perché poi il campionato è finito e si tirano le somme, ok? Tra l'altro oggi un altro grande attaccante non convocato, ricordo che è stato convocato João Pedro che è retrocesso. João Pedro oggi è retrocesso, sta in B João Pedro. Noi abbiamo puntato tutto su di lui per andare al mondiale, mentre un altro oggi ne ha fatti 5 in una partita. Tra l'altro uno con 200 doppi passi e De Rabona, capito? De Rabona, dall'altra parte. Vabbè, detto questo, vi ho ascoltato un po' in live, vado veloce. Va bene tutto, Giulia Cara, complimenti al Milan, l'ho detto io in primis, però ragazzi, dire che oggi il Sassuolo abbia giocato a calcio mi sembra un eufemismo. Perché io stasera... Aspetta, finisco. Perché ieri il Verona... Onore a loro. Ma la fede? Sembrava che se stava a giocare la finale Champions League. Onore a loro. Oggi l'Udinese rinata. L'altra settimana sembrava una squadra di scappati di casa. Quest'anno è rinata. 0-4 alla Reghi. E il Venezia oggi, le ultime due partite, il Venezia è una squadra sontuosa. Non è che magari è per merito nostro. Non è che magari è per merito nostro. Però ci arrivo. Aspetta, attenzione, ci arrivo. Il Sassuolo oggi, primo tempo, io ho chiamato pure per sapere se erano venuti, nessuno mi ha saputo di indossare. Poi il secondo tempo, Carnevale indossa la squadra tua, perché non la vedemo, però sicuramente il Milan avrebbe vinto lo stesso. Certo, vedere un po' più De Sassuolo sarebbe stato carino, insomma, all'ultima giornata. All'ultima giornata, giuro, sarebbe stato carino perché il Wolverhampton ha dato filo da torce a Guardiola in Premier League e non si doveva giocare niente. E il Wolverhampton gioca con Pedro Neto, non scarto da Lazio davanti. Ecco le statistiche. La squadra che giocava contro il Liverpool, adesso c'ho un... L'Aston Villa. L'ha dato a filo da torcere, quindi ragazzi le voglio bene, ma oggi credo che il Sassuolo potesse fare un po' di più. Buonasera Ste, ecco, buonasera, prego. Mi alzo un secondo, torno subito, prego. E quindi raga, a parte questa, no, stava rispondendo Fabio a quello che ha appena detto Damiano, sì, sul il fatto che il Sassuolo ha giocato male. Infatti faccio vedere le statistiche, prima le ho tolte subito, però al di là delle statistiche Pancio è la parola che giudica. Guardiamo le immagini, gli errori individuali. Io non... Il Milan ha meritato lo scudetto, come dice certo Giulia. Certo che l'ha meritato, è normale. Ne ho parlato molto con un filosofo, mio amico, e quello che dice Giulia è vero. Grazie, Iannella. Quanto l'aggressività del Milan, che è diventata ancora più aggressiva in queste ultime partite, incide sull'avversario. Però oggi mi spiace. Se tu scegli da difensore centrale, da esterno, da terzino, di fare una giocata che non è ammissibile come errore neanche nelle scuole calcio dei Pulcini, scusa, allora Giulia, l'1-0 regala... devi essere onesta. Grazie, se no facciamo la televisione, informiamo i fatti e non sui fatti, cioè mentiamo. Sì, allora c'è 1-0 regalato da Muldur a Leao, il 2-0. Le immagini, se avete mangiato. Io non l'ho vista, vorrei vedere. Ah, veramente. Io l'ho vista. Riguardiamocela un attimo. Grazie, Pancio. Solo il finale. Grazie, Narco. Grazie, Ilesold, ai calciatori brutti dell'abbonamento gift. Grazie, ragazzi. Grazie a Iannella che ne ha regalati 5. Non ho interrotto che ho prima Fabio. Complimenti con queste spalle. Assolutamente, da fare i complimenti prima della partita. C'è da dire che lo stadio era allucinante, sembrava giocare in casa del Milan, fa. Ma io, ma lo Milan, il Milan, sono contento che abbia vinto, questo perché. Mette il calcio di punizione, Giroud di testa, consigli. Milan ha un passo dal vantaggio. Ragazzi, qua avevamo già fatto 50 azioni. Consigli, sì.
Eccolo qua. Dai, non ci hanno capito Leao, più niente, ragazzi. Però palla, su, va a sfidare Ayan. In velocità Leao è passato in area di rigore. Leao palla sul destro, va a centrare da Giroud che calcia. E il Milan è in vantaggio. Grazie, Josic. L'inserazione tra l'inserazione di Leao. Milan avanti. Sì, sì, si è vista Fabri. Una palla, sono in fase offensiva. Muldur l'ha perso. Eccola qua. C'ha 100 scelte da fare. Leao, guarda il centrocampista. Manda indietro. Guarda, due centrocampisti che non torno. Guarda, li vedi questi, li vedi, dici? Bravissimo. Fabio, il Sassuolo, Fabio, il Sassuolo, guarda, ha fatto questo tutto l'anno. Ha fatto questo tutto l'anno. Ma Fabio, ma che cazzo glielo fa fare? Sono decimi in campionato. Sono 40 gradi, ma chi glielo fa fare? Ah, infatti, adesso neanche Di Manfredi l'avessi fatto. Ma oggi, che io non ho visto, vedendo anche comunque Atalanta, Fiorentina, eccetera, secondo me affrontarli adesso ovviamente è sempre diverso che in campionato, perché a gennaio magari l'Atalanta era una squadra diversa. Io ho visto la partita. Ma contro il Napoli visto... l'avete visto? Ma contro il Napoli il Sassuolo l'avete visto? Erano a Napoli dopo una settimana di ho capito, adesso erano, Fabio, adesso erano contro il Milan che doveva giocare per vincere lo scudetto, ragazzi, ma di che parliamo? Scusate, adesso, ma Giulia ha visto tutte le partite del Sassuolo? Ho viste diverse, Damiano, perché sono il Sassuolo la terza peggior difesa della Serie A. Ho viste diverse, perché il Sassuolo è una squadra che a me piace particolarmente come individualità, per me è un centrocampo molto buono, a me il Sassuolo piace, mi piace tanto Frattesi, mi piace l'altro Lopezli, mi piace come squadra, l'ho seguita e secondo me il Sassuolo ha dei problemi difensivi enormi. Sono d'accordo, anche in porta per me è imbarazzante. Perché altrimenti il Sassuolo come potenziale d'attacco, ma anche secondo me come gioco dalla tre quarti in poi non è male, solo che in difesa fa un crisi, all'andata sul 3. Ma se sul 3-1 avete fatto l'1-0 all'andata, poi non siete più riusciti a fare un gol. Ok, l'andata è stata una partita diversa. All'andata, no, hai detto che hai visto tutte le partite. Mi sa che la domenica facevi altro. Allora, ho visto tutte le partite, compreso ovviamente quella. Almeno quella col Milan. Almeno quella con la tua squadra. Ho visto molte partite del Sassuolo. Ovviamente, avvocato, posi la toga. Nessuno le toglie lo scudetto. No, ma Fabio, qui non è questione di togliere lo scudetto. Di essere obiettivi. Secondo me, non siete obiettivi. Io non dico che il Sassuolo oggi abbia giocato bene. Il Sassuolo oggi ha giocato male, ma come in tante altre partite, peraltro oggi giocava contro un Milan che aveva leggermente motivazione. Voi che dite? Non lo so, ci sta, ma voi l'avete visto i primi 10 minuti del Milan che l'ha asfaltato, cioè non respiravano proprio. Questo io penso. Conferma della tesi di Giulia, vi dico che il Sassuolo ha la terza peggior difesa della Serie A. Dai, ragazzi, super, davvero, non scherziamo. Cioè, adesso che fino ad oggi era superiore al Milan. Non stare un'azione, non so, ha battuto il Napoli, ha battuto l'Inter, ha battuto il Milan, ha battuto la Juventus, ha battuto, sì, con le grandi, però oggi dipende quando li acchianti, secondo me dipende quando li prendi, così come l'Atalanta ha fatto un tiro Berardi e quasi tira, va bene il Vabbè, ma il Milan non lo vince oggi, dai, lo scudetto il Milan non lo vince oggi e l'Inter non lo perde oggi, ragazzi, ma è normale, però si sta analizzando la partita. Se io devo andare ad analizzare questa partita, è stata una partita brutta pure da vedere, perché dopo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, manco divertito, cioè lo spettatore manco si è divertito. Sono d'accordo. Ok, non perché il Milan la doveva perdere. Aspetta un attimo, ragazzi, c'è un rientro di qualcuno. Non ha le cuffie, non so, io non è che sto dicendo che non bisogna dire che il Sassuolo ha giocato male, io non vi ho detto questo, vi ho detto una cosa diversa, vi ho detto che secondo me bisogna comunque analizzare il Sassuolo in generale per come ha giocato in questa stagione, ne ha fatte diverse di partite così, peraltro secondo me stasera molti meriti vanno al Milan, io questo ho detto, non ho detto che il Sassuolo ha giocato bene ma noi abbiamo giocato meglio, il Sassuolo ha giocato male, però secondo me, ma voi l'avete visto l'agonismo, la cattiveria del Milan in queste, nelle ultime due partite, perché anche la scorsa io ho sentito qualcuno che ha detto ama l'Atalanta, ma il Milan, cioè, ma il Milan come ha giocato contro l'Atalanta, come ha giocato contro il Verona, perché se no uno fa sempre secondo me dei ragionamenti a metà, e a me non piace che quest'anno si tende a non valorizzare i meriti del Milan, è sempre fammi finire sì, quest'anno si tende sempre a, anche oggi che abbiamo vinto lo scudetto, ragazzi, oggi abbiamo vinto lo scudetto, bisogna parlare che però gliel'hanno fatto vincere, non è così, date i meriti al Milan perché ma li abbiamo dati, ma no non è vero, li date sempre, però li date però lo scudetto stasera io qui a sentire
che parlate del Sassuolo che si è scansato, non ci sto, perché non è onesto, punto. Damiano, scusa, chi l'ha detto? Scusa, no, aspetta, Giulio, non mette Fabio. No, scusami Fabio. No, scusami Fabio. No, scusami Fabio. Scusami Fabio. Scusami Fabio. Scusami Fabio. No, scusami Fabio, per Giulia, però perdonami. Io capisco che magari ti sei un attimo innervosita, ma io non ho mai detto che il Sassuolo si è scansato. Ma come hai detto, chiamiamo Carnevali? Hai detto che io ho detto che non ho visto il Sassuolo, che è un'altra cosa. Ragazzi, allora, non mi sembra di aver detto una stronzata, ma hai detto chiama Carnevali. Allora, il collega Damiano è diventato un fine sofista, quindi gioca con le parole, sa come usare le parole, ormai ha imparato il mestiere, il dire e non dire. Allora, la stagione del Sassuolo, i miei voti è negativa, perché il Sassuolo per me non raggiunge la sufficienza come stagione, la partita di oggi è in linea con la stagione del Sassuolo. Bravo Marco. Oggi il Milan gioca praticamente in casa, perché a Reggio Emilia ci sono il 90% dei tifosi, sono tutti del Milan, e gioca per lo scudetto. E la prima mezz'ora entra con una ferocia agonistica mostruosa, per cui azzera una squadra che già non ha le palle, perché il Sassuolo non è una squadra con le palle, e che comunque molte partite le ha giocate e perse alla stessa maniera. Quindi il campionato non l'ha vinto oggi il Milan, lo ha vinto prima, lo ha vinto a Bologna quando l'ha perso l'Inter, lo ha vinto quando ha battuto l'Inter nel derby in rimonta, ma oggi non conta. Secondo me la vinto. Sta più anche la partita a me. Prego ste. Vai Asso. Ma io ti posso dire una cosa, tu te stai a giustificare, ma di che cosa? Ma giusto chi ha visto la partita col televisore al contrario può dire che il Milan non ha dominato. Il primo quarto d'ora, 20 minuti, ha fatto un bucio di culo come un'acqua santiera il Milan al Sassuolo. E voi dice uno che ti fa Roma e ne frega il cazzo né del Milan né dell'Inter, Fabio. Ma che sei scansato, chiamiamo Carnevali, non gli hanno fatto strusciare un pallone. La prossima volta. Che Leo, che manco, Leo, manco no, le guardie no. Lo fermavano. Leo. Asso, la prossima volta, sottolinei, e magari ti capiterà in finale, un errore difensivo di un tuo calciatore, non farlo, perché ti mangio il cuore. No, ti mangio il cuore. No, allora, la prossima volta, non contesto, come la prossima volta che sottolinei, no, la prossima volta cotto crudo. Ma poi che frase è? Io faccio una mangio il cuore, una frase forte. Faccio una tartata, non ti mangio il cuore. Se il Milan oggi chiude col 17 questo è già allert. E non ti aspetti, Stefano, scusa, quando parla, poi parli, dato che mi vuoi mangiare il cuore, e io ti mangio il cranio invece. Come il cranio? Io no. Fa schifo il cranio. Quando ti parli, io ho fame di cervelletto, io non mozzico qua dietro. Sto facendo un ho circostanziato una cosa, non andare su dissi, non ti offendere. Io ho circostanziato, ho detto Stefano, la prossima volta che sottolinei troppo con enfasi errori difensivi dei tuoi giocatori, ricordati che oggi io ho parlato di errori difensivi importanti del Sassuolo, non ho dato dei meriti al Milan, sono stato l'unico che qua, quando tutti dicevano tutti i campioni, ha detto no, quindi io do i meriti al Milan che ci ha mangiato il cuore. Però. A me mi devi spiegare Hai visto errori? Da persona garbata e da amico quale sei? Ma a parte stronzata. Questo qua salta il programma, per favore. Io voglio sapere una cosa, Fabio, perché ti sei sentito chiamato in causa dalla mia esternazione? Non capisco perché io non ce l'avevo. Te lo dico io, perché lui voleva affetto da parte tua e comprensione. Ma io a Fabio gli posso dare tutto affetto, chiamo pure adesso, stacchiamo la trasmissione, c'è il problema, ci parlo fino alle 6 di mattina, non è un problema. No. Ma io non l'ho attaccato perché... Fabio, ragazzi, io non ho capito perché Fabio si è sentito preso. Ma io non sono una vittima, sono nato qua in Alto Nord, non faccio il vittimista, io sto dicendo che siccome significa, lo sai benissimo, non è che io cosa ma significa? Noi non ci rimbocchiamo le maniche e non facciamo le vittime. Dico ad Asso che siccome spesso l'ho sentito in maniera assennata parlare di errori singoli, ok, e i bagni, allora voglio che la prossima volta quando i tuoi giocatori faranno errori, perché oggi i sassuolani hanno fatto dei sassolesi errori, sassolesi, sassolesi. Gli empoletani
hanno fatto i sassuolani degli errori molto importanti in fase di scelta, cioè tu sei centrale, sei esterno e scegli di fare la cosa più rischiosa. Non ho parlato di squadra, di Dionisio, ho già parlato, capisci? Tutto qua. Ma, però cosa... Fabio, tu non hai, tu posso dirti, tu non hai seguito il campionato del Sassuolo. Oggi ha giocato una partita perfettamente in linea con il suo campionato, che è un campionato ampiamente insufficiente. Ecco. No, è una squadra che tecnicamente... Com'è che tutte le big hanno perso? Scusate. Esatto, è una squadra che tecnicamente si sopravvaluta a volte. Adesso questa me la piace. Allora Marco, domani fai un editoriale. Domani fai un editoriale. Non ho posto, dopo farci parlare a noi, ragazzi. E dici che Carnevali, i suoi gioielli, al massimo sono quelli che gli tengono la camicia. Perché allora non ci sono gioielli. Un attimo, Fabio, un attimo. Luoghi dove fare editoriali, purtroppo. Quando aprirò un canale Twitch alternativo al vostro, sì. Fabio, secondo te ha fatto apposta il Sassuolo? Posso finire un discorso, un secondo, ho parlato un minuto, sì, poi sì, parlo, sì, però... un minuto e non parlo più, poi do spazio a Camelio. Asso, il tuo amico mi ha mandato quella, te la volevo far vedere, scusami. Ecco, quella, se mi rispetti, Manfredi, quell'uomo lì non me lo fa più vedere, Manfredi. No, se ok, ecco, però Manfredi, mi ha mandato questa. Si potrebbe chiudere la nostra amicizia, Manfredi, con questa. No, vabbè, purtroppo c'è il link. Raccolto nel segno, eh. Allora, intanto... In effetti, 2 anni fuori da Roma, 2 scudetti, 2 campionati. Ma quale chi? Lo scudetto che ha vinto? PSG. Ma quando mai? Ha vinto solo una Coppa di Francia, gli ha portato più zella lui, che Dio solo sa. Non ha vinto il campionato l'altro anno? No, il PSG. Ha vinto il Lille, giusto. Il Lille, giusto. Signor Marco. Il Lille di Magnan. Dicevo, Super poi Mike. La statistica, Fabio, te la dà proprio il signor Marco, no? Che ti dice che c'hanno la terza peggior difesa del campionato. Fanno destra, ma poi, a parte la difesa, non difesa, ma avete visto Lea oggi? Cioè, ma l'avete vista la partita di Leao? Oggi che fa 3 assist. Sui 3 gol ci sono 3 assist di Leao. Ma no, l'avete visto fisicamente che cos'è quell'uomo? Cioè, non lo tenevano proprio. Gliel'hanno preso 3 volte. Leggo le statistiche. Rinforzo quanto dice Asso. Nelle ultime 5-6 partite Leao 3 gol e 5 assist. Però il Sassuolo nelle ultime 16 partite casalinghe ha sempre preso gol. Marco, scusami, fammi dire una cosa sul Sassuolo, se è un po' severo. 64 gol, Roma 59. Vabbè, ragazzi. 66. Ragazzi, un attimo. 66. Marco, scusa, Camelio, Gianluigi, sì, Manfred, dai però, che io sono stato anche in balcone, su. Sul Sassuolo non sono molto d'accordo, perché sennò andiamo a prendere solo dei spezzoni di partite. Il Sassuolo è decimo insieme a Torino e Verona, sta sotto l'Atalanta e la Fiorentina, cioè la classifica che deve avere da settembre, no. Che deve arrivare sopra. Sono anni che diciamo che il Sassuolo ha giocatori di grandissimo livello, Scamacca, Berardi, Raspadori. No, Marco, tutti questi fenomeni, deve arrivare. Scusa Marco, hanno fatto 7 gol più della Juve, quindi tu hai citato gli attaccanti. Scusa, io ti sto dicendo che certo rispetto punto alle attese, si parlava di scudetto Juve. Il Sassuolo ha fatto 7 gol in più, non puoi prendere in giro l'attacco. Oggi l'attacco ha fatto ridere, Scamacca scivola sul pallone. Ho capito, Fabio, ma tu puoi anche fare tanti gol, ma se tu fai 3 gol e ne prendi 4, cioè non è che... No, secondo me, guarda, te lo dico, Fabio, non hai visto la partita. Però ti dico una roba, secondo me oggi, io capisco, però oggi... Leao era veramente un po' straripato. Allora, io so pazzo di Leao e tutti qui lo sanno, e l'opinionista ex calciatore dovrebbe chiedere scusa, ok? Detto questo, hai notizie su Leao? C'è un interessamento del Real Madrid. Ma è già via, ha già fatto dichiarare, è già lontano da Milano, lui ha detto che non sa se resta. Stasera non me la dite sta cosa qui. C'è un interessamento importante del Real Madrid, ma ad oggi è solo un interessamento. Detto questo, io sono pazzo di Leao, sapete, da gennaio che parlo di Leao. Ecco il però. Però, oggi sono 3 regali del Sassuolo. 3 regali. Meno male. Gli hanno fatto un pacchettino, perché Ferrari, io non so perché gioca in Serie A.
Io Ferrari non so perché gioca in Serie A. No, non si è scansato, Camelio. Esatto, sono errori problema, che non sono il problema. Damiano, o non si è scansato o è scarso. Ma non è, non, io non sto dicendo no, neanche scusa, no, però scusate, no, però aspettate, no, però tu mi metti parole in bocca sempre che non dico giù. Perché io ti dico semplicemente rispetto per Faina, Giulia. Leao, oh, Leao per me, ragazzi, è un fenomeno. E lo dico da gennaio. Cioè, ci stanno 70.000 TikTok sulla frase di Cassano, de stitch mia, de duetti mia, quando sulla frase de Cassano. No, quindi Leao è un fenomeno. Però TikTok, oggi, vero, eh. Oggi analizzate la partita, guardate i gol del Milan, sono tre regali del Sassuolo. Detto questo, non ho detto né che il Sassuolo è scarso, fermi, né che sia scansato, né che il Sassuolo è scarso, né che il Milan non merita. Bravo, bravo. Il Milan merita lo scudetto, c'è un ritorno tremendo. Il Milan merita lo scudetto, il Sassuolo non si è scansato, il Sassuolo non è scarso, ma sono tre cazzate della difesa del Sassuolo. Oh, non punto. No, meno male che c'è Damiano. Un po' un casino, un po' un casino quello che ha detto Damiano. Non è un casino, sono tre errori clamorosi. La prossima volta dico ad Asso, grazie a io, grazie a te e pa. E mi scuso per la frase infelice, lo sai che ti voglio bene, ciao. Sì, non la dirò più. No, volevo, però era affettuosa, però, dai. Era no, non è, mi mangia è un cuore in senso affettuoso. È una frase che non devo dire, mi chiedo scusa. Chiedo però, Stefano è uno che sottolinea gli errori difensivi, perché io lo ascolto, Stefano, lo seguo. È uno che sta attento, no? Siccome lui li sottolinea, ho solo detto in maniera, ora non lo dico più, meno più garbata, Stefano, la prossima volta fai la stessa cosa, perché è vero che il Milan sta meritato, che c'era, come dice Marco, era uno stadio per loro, ma nessuno nega questo, ma io e Damiano stiamo dicendo che negli episodi, che sono gli stessi magari di Marco Arnautovic o di un rigore sbagliato, di un errore difensivo, oggi hanno inciso. Nessuno ma, toglie niente, Fabio, ma secondo te questa te l'hanno mandata. Questa l'hanno mandata per te, eh? Hanno donato 180 bits dicendo: vi dico che Asso diceva che potenzialmente Zagnoli era più forte di Leao, che magari qualche anno fa però ci poteva anche stare, ragazzi. Ma com'è? Questo però ragazzo che ci ha speso pure i bits per scrivere sta cazzata. Non ho detto quest'anno. No. L'ho detto due anni fa, prima che si ruppe la seconda volta, quindi prima che ride e spendi i soldi. Forte, raga, ma Zaniolo fa delle robe pazzesche. Zaniolo col Porto è uno spettacolo. Ma giocava da solo Zaniolo due anni fa, ragazzi, ma non scherziamo. Infatti, numero... Io mi tengo Zaniolo. Beh sì, comunque, sicuramente Fabio... Leao quest'anno, ragazzi, comunque ha fatto un giro che grazie al notaio... cresciuto molto. Sì, comunque, però... Fabio e è uno di quei ragazzi di cui parlava oggi Maldini, che ho sentito parlare. Dice: noi abbiamo fatto una rosa cercando di trasformare dei giocatori che c'erano stati presentati come complicati e farli diventare campioni. Un giocatore complicato tra questi era Leao, e formare nella testa un ragazzo come Leao e farlo diventare un giocatore che fa la differenza è il merito di un club, eh? Io devo dire che il Milan si è strutturato in questi anni, anche e soprattutto con il rientro di Maldini, in una maniera tale che può dare davvero continuità a questi risultati. Marco, allora... quanto coraggio ha avuto Pioli a mettere fuori capitano Romagnoli? Ma quale coraggio, Camelio? Ma Pioli deve ringraziare che c'è Zlatan Ibrahimovic. Guardate che l'esplosione di Raffaele Ao... E caso strano avviene quando c'è Zlatan Ibrahimovic. Ragazzi, questo scudetto, questo campionato senza un attaccante da 15 gol, eh? Questo no, ragazzi, adesso... Giroud che ne fa 11. 80 anni, questo 80 scudetto, anni in due, questo scudetto, Pioli avrà i suoi meriti, i giocatori avranno i suoi meriti, ma chi ha cambiato la testa di questa squadra ha un nome e un cognome. E qual è? Ed è Zlatan Ibrahimovic, punto. Guardate che dice, guardate che cosa dice Ibrahimovic dopo la partita. Ibrahimovic riprende una frase che gli disse il grande Mino Raiola, dove gli disse: solo tu puoi salvare il Milan. E stanno, Ibrahimovic non l'ha salvato in campo il Milan, perché quante partite ha fatto? Ditemi quante partite ha fatto. Poche. L'ha salvato nella mentalità. L'ha salvato nella mentalità. Se Pioli è diventato un grande allenatore, perché oggi Pioli diventa un grande allenatore, finalmente Pioli diventa un vincente. Diventa un vincente.
però tanto merito di questa crescita anche di Pioli è di Zlatan Ibrahimovic. Quindi se Ibra va al Sassuolo, che fa? Scusa, se Ibra va al Sassuolo ti vince lo scudetto, ma che cazzo la stai a dire? Dammi, scusa. Guarda, io penso che se Ibrahimovic io penso che se Ibrahimovic andasse a giocare in qualsiasi squadra arriverebbe tranquillo per la salvezza, tranquillo per l'obiettivo Europa League, tranquillo cosa ha fatto? Per la Champions League e tranquillo per lo scudetto. Enrico, Baggio a Brescia cosa ha fatto? Giocando una partita però giocava, Ibra non ha giocato. Scusami, un secondo, un secondo, Fabio, c'hai secondo me con quelle cuffie lì un rientro assurdo, io non so come mai. Stai meglio prova a metterti quelle no, Damiano, normali, però scusa, lo so che tu sei amico di Alessio Romagnoli, però lui l'ha messo proprio come quinto difensore, non ha avuto paura, non si è messo lo spogliatoio contro, ha avuto le palle, cioè questo è un segnale ma importante. Ma con i giocatori che ci sono davanti, però Enrico, non è tanto un coraggio, cioè voglio e dire. Come no? Beh, ma giocatori che guarda. Beh, ragazzi, dai, cioè, mettere Calulu, mettere Calulu. Cioè, non è che ha messo Nesta davanti, ha messo Calulu. Ma non era, Calulu cioè, fuori, ragazzi, ragazzi. Poi Calulu era terzino. Esatto, era terzino. Calulu giocava terzino, l'ha messo centrale, ha messo in panchina il capitano Romagnoli. A me sembra ci ha fatto, ragazzi, ma anche queste ultime tre partite, Krunic trequartista. Cioè, comunque, secondo me Pioli ha avuto un grande coraggio. Adesso, io sono d'accordo con Damiano nel dire che sicuramente Ibrahimovic ha avuto un impatto importante, però secondo me questo non deve in alcun modo scalfire i meriti di Pioli, perché così, ragazzi, non è giusto. Cioè, nel senso, sicuramente Ibrahimovic nella mentalità ha dato quel quid in più, però per me Pioli ha fatto tante scelte, ha avuto una rosa molto corta, che abbiamo sempre detto non era una rosa top, e l'ha saputa maneggiare bene, perché non ho mai sentito Pioli dire ma che giocatori c'ho, ma questi giocatori fanno schifo. No, al contrario, lui arrivava lì e diceva no, ma tutto sommato i miei giocatori sono molto forti, io ho una squadra molto forte, sono giovani, possono migliorare. E infatti poi tutte le volte che anche i giocatori che comunque erano in campo meno venivano chiamati in causa, facevano bene. Questo è l'allenatore che te lo dà, non è solo Ibrahimovic, cioè è l'allenatore. No, ma è un allenatore che ha creato un gruppo che, voglio dire, ricordiamoci che in teoria quello che doveva essere il difensore più forte del Milan, chi è? Che è diventato a un certo punto il più forte difensore del mondo, esageratamente secondo me, si è rotto, perso per una stagione. Questo signore che vediamo qua inquadrato in questo momento fa un summit con Pioli e decide di non comprare un altro difensore a gennaio. Marco, allora con lo stesso coraggio parlami di Marotta, perché delle due l'una. No, mi spiace Marco, sei un grandissimo giornalista e sei anche tanto onesto. No, se che vuoi che ti dica di Marotta? Mi devi dire se secondo te il lavoro encomiabile, di valore, anche il fatto di rinunciare a pagare certi giocatori, certe cifre, il fatto di dire no, non entro sul mercato. No, ma che botta stava dando la tipa? Scusami, io fa. L'ho vista questa scena. No, ma che sfiga. Qualcuno pensava che fossi io, tra l'altro, io non lo so veramente. Guarda che botta. Allora, parlavamo di Sassuolo, abbiamo scavallato l'argomento. Marotta è intoccabile. Scusami, no, però Manfred, adesso vado in balcone, io parlate di quello che volete, questa qua la voglio domani in puntata, per favore. Spam se la volete. È la ragazza che ma prende quale? La testata, quella che prende la testata, sì, questa giusto, qua. Giusto. Ma non l'ho vista. Aspetta. Natale Capocciata. Natale Capocciata. È cascata proprio dopo. Guarda. No. Guarda, questa qua. Questa qua. No, gli è arrivata nell'occhio, fa finta di niente, poverino, la remina. Urca! 6 punti ho letto, ha preso. Ma davvero? Ma la vogliamo domani in puntata. Questa è la nuova eroina però, del canale. Fabio, scusami un attimo, andiamo con ordine, perché Faina andiamo con ordine, perché Faina aveva detto la cosa di Ibrahimovic, che secondo lui ha cambiato, togliendo un po' di venuto meriti sul canale un giorno. Raga, se sapete il nome di Instagram della tipa, mandatemelo per favore in DM su Instagram. Ok. Va bene, mandateci un però rimaniamo un attimo, rimaniamo ordinati. Arrivo. Venuto qua e ti ho detto: metto un mio sostituto. Mio amico è stato al Milan a sistemare alcune cose, caro amico, e mi ha detto 4 cose e ve lo ricordate. 1, Maignan non è nato portiere e soffre quando gli dicono di lavorare sui fondamentali. 2, che si andrà via ed è una testa calda. 3, Ibrahimovic ha detto che Leao ha una testa che è peggio 10 volte l'ha detta lui, non io, di Balotelli. E poi vi ho detto una cosa su Teo Hernandez che non vuole fare la fase difensiva. Ve l'ho detto io queste cose qua, quindi di Leao no, non è che però la... scusami, no, se no andiamo sul rubinetto dove c'è la linea rossa, apriamo e scopriamo anche la fa calda.
No, però ascoltami, su Ibra, infatti, sono d'accordo. Comunque hanno rubato la medaglia a Pioli. Sì, ma l'hanno ritrovata. L'hanno già detto. Allora, no, però la Lega Serie A scrive che gliela danno domani. Sì, sì, sì. La lettera la fuori. Infine ci arriva il 12 ore dopo le cose, tipo, un attimo, no? Un attimo. Su Ibra, secondo me, tu dici una cosa che la spacci come chissà, ma io non mi ricordo una squadra che non abbia uno o più leader tra cui c'è, perché allora l'Inter di Mourinho che aveva Stankovic, Cambiasso, Samuel e To, che gli dice, ah, allora Mourinho non c'entra niente, no. Manfred, facciamo un pool. Torna Pancio lo facciamo. Chi domanda guida? Io chiedo a tutti, secondo voi l'Inter, tolto Reali, tolto Conte, tolto magari Lukaku, ha un leader? Per me no. Per me no, in questo momento non quest'anno non ce l'ha avuto. Arbi o Sosso, allora, secondo se potete me farlo voi moderatore Aga quando non ci sono io, il pool. Screener, no, aspetta, non può. Aspetta, Manfred, non è che può fare, che ha fatto. Semplice, quest'anno c'è stato quest'anno, un leader. Io sono uno che conduce. Cioè, Andanovic forse. Ma che Andanovic non parla mai, è muto. Parla mai. Forse Perisic. No, mi dite su Krunic, mi dite via. Scusami Fabio, Krunic nelle prime sei squadre diventarlo Tonali, potrebbe diventare, ah scusate, stiamo parlando dell'Inter, scusate. No, ti dicevo Marco, Krunic, lo dico anche a Gianluigi, in quale delle prime sei squadre di Serie A giocherebbe titolare? Per me nessuno. Tra che Gagliardini non giocherebbe, cioè. Ma non, no, beh, Krunic gioca spesso, oggi era titolare. Cioè, Krunic, guarda, le ultime partite ha giocato molto. No, allora aspetta un attimo, ma l'ha migliorato, ragazzi, è stato merito di Pioli. Fabio. Domanda è base. Tra minuto bannato, che non sapevo come farti uscire, c'era la stanza piena. No, con le cuffie che hai, quando ti muovi in avanti non si sente. Stai fermo e parla. Ecco, no, siamo, vai dietro la finestra, esci fuori. No, stai fermo e parla, non ti muovere con la testa avanti o non si sente. Però ma scusate un attimo, noi stiamo facendo il discorso di Ibrahimovic, ok? Stiamo parlando di Ibrahimovic come se fosse l'unico merito del Milan. Aspetta, meglio perdono. È un drogato. No, cioè? Non sono un drogato, non ti permettere. Branduardi chi è? Se posso finire un concetto? Sì, ma non so chi è. Ma è mascherato? No, non sono mascherato. Dicevo, stiamo parlando di Ibrahimovic come se fosse l'unica componente che ha permesso al Milan di vincere lo scudetto. Ma Ibrahimovic l'anno scorso dov'era? Diglielo, c'era, dai, anche diglielo. L'anno scorso, Faina. No, ma infatti, ma ragazzi, Pioli ha raccolto quest'anno un lavoro che sta facendo da un po'. Infatti, il vantaggio che il Milan aveva sulle altre, lo dico da 50 puntate, è proprio questo, era l'unico allenatore che era nella stessa squadra da più tempo e si è visto perché ha ma fatto poi sono cresciuti percorso. Tonali, Leao, appunto, percorso, certo. Ok, Giulia, l'unica volta brava. Il campione d'Italia vende i suoi due giocatori più forti. Tre, brava, Giulia. Ragazzi. Infatti, secondo me, l'Inter li ha giocato male la cosa. Quindi Marotta delle colpe. Quindi Marotta che non va la società. Mica è sua. Ma se sei obbligato anzi, a vendere Marotta dei giocatori, che ha avuto. Se devi vendere i giocatori perché non c'hai i soldi, ragazzi. Marotta ha sempre detto. Per me Marotta ha fatto un mezzo miracolo, ragazzi. Marotta ha fatto un mezzo miracolo. Il mezzo miracolo te lo sogni stanotte. Marotta ha detto che... No, posso argomentare, Fabio, un attimo, scusami. Fai parlare no, perché Marotta ha detto parlare. Meglio un grande allenatore di un grande giocatore, parla pure. Parlo, finisco di argomentare, cioè Marotta sostanzialmente ha cercato di sistemare la situazione, ovvio che ti vendono, cioè ragazzi hanno venduto Hakimi e Lukaku, cioè non lo so, una squadra campione d'Italia, per me il problema dell'Inter, la cosa che io dico è che una squadra che vince lo scudetto, io credo che gli interisti, Manu dimmi se sbaglio, si aspettavano l'inizio di un ciclo, cioè, certo. È andato via Conte, è andato via Kimi, è andato via Lukaku. Marotta ha cercato di, secondo me, è la prima volta nella storia che succede una roba del genere. Ma fatto e non è e non è stato Marotta a mandar via Conte, Hakimi e Lukaku, no Fabio. Sì, sono stati i soldi. Dei parenti, no. Beh, ragazzi, Lukaku è andato via per Marotta. No. Conoscete Lukaku? Lukaku è andato via perché voleva andare come via, brava. C'entra? Conte no. Ma Lukaku sì, hai ragione, Conte no. Ma se Suning non ha una lira, Marotta, che colpa ne ha? Vi ribalto la domanda. Voi che eravate tutti contro di me quando io dicevo calma, che il campionato non è finito, come giustificate il fatto di aver detto tutti che il campionato era finito e mi dicevate Fabio sei scaramantico, eravate tutti, ho le registrazioni. No. Fabio, no, noi dicevamo che l'Inter non era, almeno io personalmente, che l'Inter non aveva la rosa più forte dell'anno scorso. Tu dicevi di sì.
Eh sì, questo fa. La rosa era, in alcuni reparti più forte ed era più che sufficiente. Vabbè, per Fabio, non come fai? Però ragazzi, scusate, ma infatti mi avete risposto. Guarda, chi? Allora, facciamo una cosa. Ma tu una domanda hai risposto con una domanda, Fabio. Scusa, mentre Lukaku e Zeko ci stanno 6 categorie di differenza per l'età. Ma ragazzi, ma scherziamo. Però, nonostante Dzeko, tu a gennaio mi dicevi che l'Inter era già campione con Dzeko. Aspetta, ma tu raga, facciamo questo gioco qua. Salutate l'oracolo, quello che si chiama Faina, smettila, così lo caccio e vediamo se lo capisce prima. E noi dicevamo che noi dicevamo che l'Inter, nonostante lo diceva anche Capello, cioè tutti dicevano che l'Inter era campione. L'oracolo di mi sono preso dello scaramantico quando io dicevo tirate il freno a mano. Vi chiedo, che cosa è cambiato da questa Inter del bel gioco, Inzaghi meglio di Conte, la squadra comunque, che cosa è cambiato da quando dicevate che l'Inter era forse... Io penso che nessuno di noi avesse detto che l'Inter di quest'anno era più forte dell'anno scorso. Nessuno. Ma insomma, Gian, sei un ragazzo intelligente. Addio. Avete detto che l'Inter aveva chiuso il campionato. Non mi parlare di forza, no. Sì o no? Allora, vi chiedo, perché l'Inter aveva chiuso il campionato? Vabbè, ma chi l'ha detto? Scusate un attimo. Vabbè, non l'ha detto nessuno. Fabio, adesso mi cerco. Va bene. Domani perdo la giornata. Si è tirato via da solo. Aspetta, Marco. Aspetta. Okay. Dai, ma un po' di onestà. La dialettica elistica volge alla verità. Altrimenti parliamo di falsità. Ma l'Inter stava facendo una bella stagione 3 mesi fa. Raga, aspetta. Facciamo ordine. Io non ci sto a fare il giro. Si capisce più niente, aspetta, allora Fabio, c'era Marco che voleva parlare, poi Giulio, poi Enrico. No, io voglio dire semplicemente una cosa, io ricordo se ho detto l'Inter ha vinto, vincerà certamente lo scudetto. Io sostenevo e sostengo tuttora che l'Inter abbia la squadra più forte del campionato, ma anche più forte del Milan. Il Milan ha vinto perché sono stati più bravi. Questo lo dico adesso. Faccio, ti ho mandato una cosa, che è il pronostico di Eurosport in di inizio stagione. Vince... Questo qua. Ma guardate il pronostico d'inizio stagione, mettevano la Juventus prima, l'Inter seconda, l'Atalanta terza. Se c'era ancora Ronaldo, Dani, credo. No, questo è il pronostico, questo è il pronostico di Eurosport di inizio stagione. Vabbè, ho capito, ma che Eurosport è, che è la Bibbia? No, non è la Bibbia, però è sintomatico, perché no, poi non è sintomatico, si fa capire, perché per esempio... Come no, Marco, perché per esempio io, e lo ribadisco, vatti a trovare il tweet che ho scritto, sì, dopo sì, quello di Merkel l'abbiamo visto, è vero. Io dissi Inter, Atalanta, e lì ho toppato in maniera clamorosa, o Milan, queste tre squadre qua. Io la Juve, il Napoli secondo me ha fatto molto di più di quello che mi aspettassi, la Juve ha fatto quello che mi aspettavo, cioè poco, e Roma e Lazio stanno lì dove mi aspettavo che stessero. È l'Atalanta secondo che secondo me è la squadra che ha giocato meglio del campionato, ma questo prescinde dal risultato finale di oggi. Cioè lo dico anche ora che ha perso. Cioè, però sicuramente... scusatemi un attimo, ragazzi. Ma se l'Inter è la squadra più forte e l'Inter ha giocato meglio, come mai l'Inter non ha vinto il campionato? Perché il Milan è stato più forte, bisogna dargli... Allora devo sono stato più bravo. E allora perché? Secondo me il Milan è stato più concreto. Comunque. Perché Fabio, scusate, posso esprimere un concetto? Posso parlare? Allora, secondo me ci sono due discorsi che si intersecano. Allora, dire che l'Inter è meno forte dell'anno scorso, che è pacifico, perché secondo me è proprio, non so come si faccia a dire il contrario, però non significa che l'Inter abbia comunque la rosa migliore del Milan. Cioè, secondo me l'Inter anche quest'anno, che è meno forte dell'anno scorso, quindi comunque sicuramente il Milan ha un po' colmato il gap, e infatti è riuscita a vincere lo scudetto mettendoci tanto del suo, perché il Milan ci ha messo tanto del suo, molto più dell'Inter, ma l'Inter comunque secondo me come rosa, nonostante meno forte l'anno scorso, resta più forte del Milan, che secondo me come 11, non come rosa. Tu dici non come c'ha rosa, 5 attaccanti, l'Inter c'ha 5 attaccanti rosa. Quando nell'Inter usciva un centrocampista o non stava bene un centrocampista, ne entrava uno che non è da competizione, cioè entrava Vidal, che è un giocatore... anche il Milan, cioè non è che il Milan abbia più di 11 giocatori, non mi pare. No, però per dire c'ha 5 attaccanti, lo dici 5 attaccanti che sono titolari in Serie A, 5 attaccanti. Ragazzi,
Finisci aspetta, pure Gian, una alla volta Marco, però. 5 attaccanti il Milan. No, raga, devo dire Gianluigi, ragazzi, non si capisce niente. No, raga, ferma. Gianluigi stava parlando adesso. Sì, volevo dire che nell'Inter non c'è stato un caso alla Tonali, no? Di giocatore che partiva come riserva e poi si è affermato con acclamazione per rendimento come titolare. Non c'è stato un giocatore come Bennacer che era un titolare che oggi viene messo nel secondo tempo. Cioè l'Inter, se mancava un titolare nell'11, secondo me l'Inter è la squadra più forte, ma se mancava un titolare dell'11 dell'Inter, se mancava un centrocampista soprattutto, entrava Gagliardini, entrava Vesino, entrava Vidal, che sono calciatori secondo me non a questi livelli. Questa è la mia opinione. Ma la bravura di Pioli è stata quella di far diventare delle seconde scelte di un livello non inferiore alle prime scelte. Top, l'abbiamo detto. Dopodiché nessuno discute Pioli. Infatti. Quella è la differenza, perché non è che Bennacer sia 100 volte più forte di Vidal. Fabio, che facciamo? Perché tu dici che come rosa complessiva, Giulia, mi sono capito bene. Giulia. Cioè tu dici che ci giriamo tutti, che c'è l'Asso che è due ore che c'ha la mano così e poi c'è la Fabio e Giulia. Vai Asso. Sto fischietto ma un po' inibito. Vabbè, ora non è l'unico strumento, diciamo, che abbiamo. Ma però quello mi è piaciuto, adesso taccio. Ma è così difficile capire che il Milan quest'anno è stato più forte a livello di squadra e di mentalità rispetto ad una corazzata come l'Inter, che era più forte a livello di rosa, come lunghezza e profondità, ma il Milan ha avuto qualcosa di più a livello di collettivo, di gruppo, ma soprattutto di forza mentale. Sento tanta mistificazione, Zlatan, come se Pioli non fosse nessuno. Pioli è stato bravo quanto Zlatan, in 3 anni, ha seminato e poi alla fine ha raccolto. È bravo Maldini, bravo Massara, che hanno gestito bene le sessioni di calciomercato pur portando gente con i coglioni, che è stata svezzata. Teo Hernandez probabilmente quando è arrivato in Italia da Real Madrid lo conoscevo solo io, e ci stanno i live che lo ponno testimonia, probabilmente lo conoscevo solo io. Brahim Diaz, per quanto possa essere bravo, ma tanto discontinuo, lo conoscevo solo io. Il discorso è questo: stanno mistificando Dio Zlatan, la mentalità gliel'ha portata, la personalità gliel'ha data sta squadra. Ma Pioli, il resto di questo capolavoro, del grande capolavoro che ha fatto il Milan in questi 3 anni. Anche Maldini, secondo me. Pioli e Maldini. E Massara. Fine. Comunque Andrea, volevo fare i complimenti perché poi vi riparlo fra minimo un'ora e mezzo. Allora, ne approfitto al volo di questo minuto che c'è ancora. Mettimi pure il timer, se vado velocissimo. Volevo fare i complimenti ovviamente al Milan per lo scudetto, sì. Volevo fare i complimenti alla Salernitana per la salvezza, sì. Ma non avevo capito ieri che a chi arrivava quinto gli davano un trofeo. Quindi mi faccio complimenti pure con la Lazio del Faina per il trofeo che hanno preso. Fa la quinta posizione. Perché da ieri è diventato un trofeo a quinta posizione. Però cerchiamo di ricordare, perché ieri mi hanno detto quello che Damiano, i suoi strafalcioni che ha detto, alcuni strafalcioni che ha detto, no? Che era tutto fomentato. E siamo quinti! La quinta forza della capitale! La quinta forza del campionato! Asso, ti posso dire che... Fallo finire un attimo! Aspetta, un momento, c'è un minuto, non mi finisce pure il tempo, c'è un minuto. Manfred, no, ma non è stato solo Faina, l'ha detto anche Santi. Vabbè, poi quello ci arriviamo più tardi quando riparlo fra un'ora e mezza, fammi finire. E soprattutto, vedi, mi ha fatto perdere il filo, vaffanculo, Manfred. Del quinto posto. Del quinto posto, che bisognerebbe anche capire, ammettere, se si ha obiettivi e sportivi, che il quinto posto l'hai preso grazie ad Acerbi col gol in fuorigioco alla Spezia. Questo però non lo dici, ci ha messo una settimana ad analizzare, ancora mi parlavi di capito, da geometria, verticalità, orizzontale, quella ne è buona, la riga ne è buona, però non lo diciamo questo. Però io faccio i complimenti, no? Ieri tutto, qualcuno si scatena, quando invece ci sto si parla di me. Nel frattempo c'è Ibrahimovic in piazza con la coppa del campionato. Facciamo rispondere Faina, però spegnete, cioè silenziate il cane poverino che tanto sta soffrendo, insomma vuole andare tipo a non fare mio, la pipì. Non è il mio, Andrea, non è il mio. Non so, io non ce l'ho un cane qua. Prego. Caro Stefano, io capisco che sia difficile arrivare 3 anni sotto. E, capisco che per voi che vi dovete giocare un trofeo mercoledì
il campionato contava un po' così, però da che mondo è mondo, a Roma quando si arriva davanti uno all'altro ci si prende un po' in giro, è giusto, credo sia giusto. Poi io ieri ho detto quelle cose perché ti ho sentito in live e forse non te l'hanno specificato, che io ho specificato questo, quando tu hai detto che tra quinto e sesto posto non cambiava nulla, non è vero? Vero. Cambiano 2,5 milioni. Che ce la fa a spesa al Conad, diciamo. Ho capito, però cambia, scusa, perdonami. Tu dici, ma è metà del loro budget. Dal quinto, scusa, però aspetta, ti ho fatto parlare, ti ho fatto parlare su sto sito. Ricordo che l'anno scorso la Lazio ha speso 4,5 per il mercato. 2,5 milioni è la differenza. Ho fatto questo appunto. Io, sinceramente, arrivare quinto dopo tutta una stagione piena di difficoltà, con Patrick centrale di difesa, con Acerbi che ha finito, non è più Acerbi, col portiere che è quello che è, non ho un terzino sinistro, perché ho fatto tutta la stagione con un adattato a sinistra, se permetti, arrivare sopra ad Atalanta, Roma, Fiorentina, io pensavo comunque di arrivarci sopra, per me è un grandissimo traguardo, perché io sono arrivato a squadre che hanno speso molto più di me, sono arrivato davanti a squadre che sicuramente a livello di rosa non negli 11, a livello di rosa sono molto più complete della Lazio, e rispondo anche al fatto del fuorigioco di Acerbi. Io non l'ho detto una settimana dopo, il giorno dopo, lunedì, c'è la diretta salvata, vattela a vedere, dove io dissi, se hanno squalificato gli arbitri, allora era fuori gioco. Però non mi venite a parlare di errori arbitrali, Steph, perché te ne posso tirare fuori 200 su a Roma? Tipo Roma Salernitana. Vabbè, dai, Ascio, tipo, però... cioè, tu ci avresti pure il coraggio di dire che a Roma è stata favorita all'arbo di quest'anno? No, però siccome gli errori, arbitrali li abbiamo subiti tutti, ok? Non è colpa della Lazio se Acerbi sta in fuori gioco. Avete preso 6 gol dai peracottari del Sarmone. Sei arrivato sotto a Patrick, sotto a Stracoscia, a Isai. Cioè, sei arrivato sotto a questi e stai ancora a parlare quinto, sesto posto. Io zero in te. Prendevo Mourinho, lo attaccavo al muro, gli facevo vedere la classifica. Dico, parti... Tu mi hai fatto spendere questi soldi e sei arrivato sotto a questi. Sei riuscito ad arrivare sotto a questi, rendite conto di quanto siete scarsi. Intanto asciugate il sudore che sta tutto sudato perché sta in tensione. No, stavo a fare le pancelle. Lascio i quattro un attimo uno per squadra. Quelli che dici che sono scarsi, ti hanno rifilato 3 pene al derby e ti hanno messo a dormire dopo mezz'ora, ci sono muto, stai muto. Ma tu all'andata hai perso, perdonami, hai perso all'andata. Quelli che dici che sono all'andata. Scarsi. Ah, è uno contro uno, questo è uno contro uno. Un minuto. Finisce tanto a poco, tanto che te lamenti degli arbitri. Ti hanno dato un rigore all'andata perché Zaniolo è svenuto. All'andata Zaniolo sviene, gli danno un rigore. Fammi parlare a me che stai assudato. No, però devi ricordare le cose, perché se no ti facciamo una cura del Foscolo. Che dici? Non ci credi neanche. No, allora rigore all'andata c'era? E stai sudando. Rigore all'andata c'era? Stai sudando. Allora, perché non ci credi neanche tu delle cazzate che ma rigore c'era? Chi consideri Pippe? Chi consideri ti ha fatto tre pesche e ti ha messo a dormire? Chi consideri Pippe? Ma chi consideri? Cioè, fammi parlare, ci hai fatto anche uno striscione fare lo stadio, a Durazzo ci va a dormire te, perché io mercoledì sto a Tirana, tu che fai? A Cocomerino Campo a Fregene. Questa è la vostra, vostra redenzione, questa finale. Che cosa fai la Cocomerino Campo a Fregene? Ti stai attaccando a questa finale, che se la perdi, non ci va il Ponte da Riccia, ci va quello di Brooklyn, per vedere tutte le persone che sono no, ci dissociamo, è una figura retorica, ovviamente. Spero che la vincete, perché se no i farmacisti vanno a fare i d'oro. Andate in analisi con i psichiatri. Questa è la vostra redenzione. Portatela a casa, fate la vostra festa.
Stavo parlando, mando cazzo, hanno preso al mercato. Mi sono tolto che non mi sentono. Mando, qua uno deve parlare col megafono, qua parla solo. Ditemi da che parte state. Parla solo lui di cazzate. I fatti ti dicono questo, signor Sciscione. Infatti sono così. Sto avanti di un punto. Sono avanti di un punto. Un punto ringrazia la Spezia, un punto, ci ha messo una settimana. Ma cosa stai attaccando? Ci sei rimasto solo tu e quell'altro che ci avete in panchina attaccato agli arbitri. Io ti posso fare 10 esempi che tu sei uno dei vantaggi. E parla di un altro, ci ha messo una settimana. Comunque, raga, sembrano proprio tipo due bambini a scuola. Se non me lo fanno vedere. Che mi ti abbiamo fatto tre pesche e ti abbiamo messo a dormire. Quello che ieri sera faceva così.